Allora, io mi chiamo Viorica, sono in Italia da più di 20 anni, così. Beh, è arrivata per caso, sinceramente è voluto il destino. Ecco. Questo posto è nato non è per caso, perché ho avuto una lunga esperienza in albergo. E lavorando lì, perché no, mi sono fatta i corsi di lingua inglese, ero molto presente durante il lavoro, quindi a parte che ho iniziato come tutti quanti a fare la cameriera, a gestire un po' le colazioni, a parlare con diverse nazionalità, ad avere tanta, come dire, tanta esperienza, ma anche verbale con tedeschi, rumeni, moldavi, francesi, eccetera, eccetera, anche russi, perché no? E come dire, uno poi prende lo spunto e va avanti. Quindi ecco, è nata, ho preso questo location per fare dei lavori, ho fatto dei lavori di ristorazione, siccome io parto sempre di 20 anni fa, ho studiato architettura, quindi la mia idea è stata proprio creare un posticino piccolo vicino al Vaticano, anche perché conoscevo tante persone, avendo a che fare con le agenzie di viaggio, già vari operatori mi conoscevano, quindi parlando sempre di un'esperienza molto allargata, ecco. E così i corsi di lingue straniere, la lingua italiana, come vede, ancora c'è tanto da imparare qui, non è finita qua, quindi c'è tanto ancora. Per le camere che devono riposare, le persone quando arrivano a Roma sono molto stanchi, quando arrivano si devono veramente riposare bene. Queste luci, questa è la camera da letto. Queste tutte progettate da te sono. Sì, diciamo è stato un lavoro così. Giovanni, io vorrei fare una domanda a lei. Come no? Da bambina tu andavi a scuola? Si è fatta architettura, addirittura. Sì, certo, anzi ero molto brava. Fino alla terza, poi dopo sono diventata cattiva. Poi dopo ho studiato da me, guarda, sono stata una persona un po' particolare nella mia vita, quindi. Però a me sempre mi sono piaciute le cose belle, cioè le cose diciamo di natura. Spesso stavo di notte a sentire come cantano, diciamo, questi, come si chiamano, i criceti, non so, non sono Cicali. criceti. Sì, perché, e veniva il mio gatto vicino, veniva il mio gatto vicino, e stavo sulle scale. E aspettavo che mia madre finisse di lavare, sai come da noi mia madre lavava, preparava. Io non andai a letto senza mia madre, quindi stavo lì e mi godevo la luna. Diciamo quando c'è il vento, i fogli si toccano e senti un rumore un po' così carino, no? C'è la luna, mio gatto, qualche cane che abbaiava da qualche parte. Ma per dirti, io da bambino ho vissuto bene, cioè. Oggi i bambini non hanno questa cosa, la natura non la sentono, gli animali hanno paura. Se tu non puoi amare un animale, come puoi amare un essere umano? Come puoi? Perché noi siamo intrusi in natura, noi non siamo niente, cioè, è vero, no? Quindi, non lo so. Comunque da bambino io ho studiato, ti assicuro, guarda. Studio sempre, non finisce mai, tutta la vita bisogna studiare. Ha fatto anche università? Sì, Ha fatto? Università Tecnica in Moldavia, sì, ho fatto architettura. Torniamo un passetto indietro. 20 anni fa, Sì. come sei arrivata in Italia? In che modo? In che modo? Sinceramente ero il terzo anno dell'università in architettura, i miei genitori stavano un po' così in difficoltà. Addirittura mio padre è in ospedale, quindi io sono venuta qui sinceramente per vedere, diciamo, l'architettura, ecco, vedere il Colosseo, San Pietro, un po' così. Poi, mentre volevo tornare in Moldavia,
al confine mi hanno detto tu non puoi tornare perché, dico perché, allora mi hanno detto perché non hai permesso di soggiorno, ma io ho detto ma io non voglio il permesso di soggiorno, io voglio andare a casa, capito? Ti sentivi un po' così come plenig, Quindi sei come si rimasta dice? costretta in Italia come clandestina quasi. Come clandestina, sì, infatti mi hanno detto di andare alla polizia, a Trieste, allora era a Trieste, io sono andata. E lì con un traduttore, una specie di traduttore, perché quella ragazza era filippina, io non so come, perché nemmeno parlavo italiano, non so cosa avrà detto quella là, come ci siamo capiti con quella ragazza là. Come ho detto, ho avuto sempre esperienze con persone di altre nazioni. Ecco, quella ragazza filippina, incontrata per strada lì a Trieste. Siamo andati all'ufficio di polizia a dire guarda io voglio andare a casa, se sì, va bene, eccetera, mi hanno compilato lì un modulo, io ancora non parlavo italiano, parlavo russo e moldavo quello che era. La filippina faceva la traduzione, non lo so come mi capiva, però mi capiva. E così è andata, io sono rimasta, dopodiché mi hanno dato col foglio, là era una specie di, come si chiama, di foglio di via. Quindi saresti dovuto andare via. E In teoria sì. Invece invece sei rimasta un po' di anni così. sono tornata a Roma. A Ah. Roma perché avevo una conoscente, una mia collega di classe. Una mia collega di classe che poi ha avuto una brutta esperienza. Maria, si chiama Maria tuttora, c'è ancora. E lei addirittura vive vicino ai miei genitori. Noi abbiamo studiato insieme in classe, in scuola, eravamo colleghi di classe. Lei era una ragazza silenziosa, molto brava, invece io ero quella che saltavo dal primo piano, menavo tutti, cioè ero una, come dire, un maschietto. Ecco. Maria invece era una ragazza molto per bene e io dicevo, perché no? Guarda, una brava ragazza, no? Invece io poi trovai lavoro con una signora anziana, che poi dopo lei nel frattempo aveva conosciuto un rumeno. Un signore romeno, ecco, purtroppo lavorando là io poi dico Maria ma perché non vieni a lavorare con me? Io faccio il turno di giorno, tu lo fai di notte. Lei va bene, sì, poi ho dato il numero di casa della signora, la signora mi adorava, mi cercava dappertutto, diceva Vittoria ma dove sei? Dove sei? Insomma era una, come dire, io stupidamente ho dato il numero di casa, ma io mi fidavo della gente, capito? E loro hanno chiamato la signora e avrebbero raccontato un sacco di cose brutte su di me. Che poi la signora dice, ma io, Vittoria, noi ti conosciamo, però non lo so, abbiamo ricevuto queste chiamate, le stiamo ricevendo in continuazione, quindi non possiamo più permetterci di rimanere qua. Il finale è stato che lei poi mi ha pagato tutto, io poi chiamo sempre la mia amica Maria, dico Maria, guarda, sono rimasta senza lavoro, non so chi ha chiamato, eccetera. Mi hanno dato tutto lo stipendio, adesso allora avevo tantissimi soldi, mi pagavano tanto. Erano allora 1.800, 1.800.000 lire, tantissimi erano. Infatti lì stavo, la signora mi insegnava come preparare, cosa la padella, piatto fondo, piatto. Insomma, tutto, tutto, tutto. E così sono rimasta là, Maria ha fatto, diciamo, dopo 4 mesi di lavoro più o meno, ecco, sono andata via con tutti questi soldi, come dicono i soldi, è sempre l'occhio del diavolo, no? Però chi sa dare valore alle persone? È quello che è importante, perché i soldi, sì, va bene, danno la felicità, ma non è tutto, perché la persona rimane, i soldi si spendono, giusto? Fatto sta che effettivamente. E loro poi mi hanno invitato in un bar per festeggiare in qualche modo, ecco, questa cosa qua. Lei invitò allora il ragazzo rumeno, abbiamo parlato, eccetera. E brutta esperienza perché mi hanno messo una pasticca per addormentarmi per poter derubarmi tutti i soldi, ecco. Infatti mi hanno addormentato, mi hanno messo su un treno alla stazione Termini. Ecco, sono arrivata lì e infatti è una brutta esperienza. Con una ragazza moldava, sembrerebbe strano, però purtroppo è così.
Quando hai regolarizzato che non sei stata più clandestina? Ah, sì. Con la sanatoria del 2002 magari. Sì, guarda, no, sì, sicuramente, no, 2000. 2000, 2000, prima. Ma sa perché? Perché tutti andavano a prendere questo appuntamento, ma siccome io ero al buio di tutto questo, andai anche io, però io non entravo in quella sanatoria, però la gente che lavorava lì in questura non ha guardato il mio passaporto quando è stato rilasciato e mi hanno dato un automatico l'appuntamento, capito? E quindi sono stata anche fortunata, perché mi hanno dato l'appuntamento effettivamente, e poi trovai un signore che lavorava in albergo, e da qui è iniziata la mia esperienza, diciamo, più sana in Italia, che non era italiano, che non era, diciamo, straniero, era italiano, volevo dire, ecco. Rapportarsi con le persone è importante anche perché aiutano tanto, ma senza nessun interesse, non ci deve essere proprio interesse. Però, come si dice qui, da cosa nasce cosa, quindi. E cosa hai lasciato in Moldavia? In Moldavia? Ho lasciato bellissime cose. Belle cose ho lasciato, sì. Beh, peraltro, la mia casa in campagna, no? Le vigne, insomma, il mio gatto. Il mio gatto, capito? Chi c'erano? Genitori, fratelli, sorelle? Mia madre adesso, c'era mio fratello, sì. Tutti eravamo lì. Ho lasciato tutti, ma siccome l'amore, sai come dice, anche se si trova dall'altra parte del mondo, l'amore si sente. Quindi io mi sentivo sicura qui in Italia, perché so che dall'altra parte pensano sempre a me, giusto? E quindi mia madre giustamente non mi sentiva da 6 mesi. Da 6 mesi non mi sentiva, effettivamente andava poi all'università, perché io avevo paura di dirle che sono in Italia, anche perché allora avevo 22 anni, 21, 22 anni avevo, essendo da una famiglia diciamo ortodossa, vecchio stile, ecco, la mia paura è proprio di non preoccupare mia madre nemmeno sapeva dove stavo, quindi poi dopo lo chiamai e... Effettivamente la prima telefonata dopo 6 mesi non è stata facile, perché mia madre piangeva e dico, ma che piangi? Cioè, alla fine non abbiamo parlato, però è andata. Mia madre ha dovuto sopportare tante cose di me. Cioè, non è facile quando... Ci sono cose che non si può raccontare ai genitori per farli preoccupare, capito? Perché è peggio, perché devo far del male, no? E dopo la prima volta che stavi in Italia, dopo quanto tempo sei tornata in Moldavia? Ah. 4 anni. Quindi per 4 anni non ti hanno visto più in famiglia? No. Quindi potevano immaginare qualsiasi cosa ti era successo? Ma già immaginavano che qualcuno mi avrebbe fatto qualcosa del male. Adesso hai la carta di soggiorno? No, adesso ho il passaporto italiano. Sei cittadina italiana? Sì. Perché questa scelta di diventare cittadina italiana? Perché dopo un periodo lungo di tempo, poi per decreto. Lo so, però non tutti sono quelli che non diventano cittadini italiani. Hai doppia cittadinanza, hai. Sì, Moldava è... Per esempio, loro in Bielorussia devono scegliere. Se diventano cittadini italiani, sì, devono rinunciare a quella. Le regole sono diverse, sì. Se adesso dovessi scegliere se essere cittadino italiano o moldava, che sceglieresti? Ma io personalmente italiana. Sì, ti senti più italiana che moldava? Sì. Perché? Beh, perché sono cambiate molte cose. Diciamo che... Essere in Moldavia oggi devi stare in Moldavia perché sto qua. Allora preferisco rispettare la terra in cui cammino, giusto? Ecco. E qui come ti sei inserita? Oltre il tuo lavoro in qui? Ma sinceramente, guarda, qui inserirmi è stato abbastanza facile perché io ero tranquilla. Io non ho mai litigato con nessuno, quindi a me è... piaceva molto disegnare, io venivo da uno studio di architettura, ricordo questo, quindi ero una persona un po' artistica e non vedevo le cose brutte, vedevo solo cose belle, no? La natura, il mare, l'architettura, cioè, qui a Roma, soprattutto in Italia. In Italia è bellissimo, però devi sapere vivere qua, perché se tu non puoi vivere qua, nel tuo paese, tu non potresti vivere da nessuna parte. Il sacrificio va lavorato, l'educazione, studio, parlare, ecco, come voi siete arrivati oggi qua, vedete, quando mi arriva un cliente, ecco, lui arriva, io parlo, saluto.
però non mi aspettavo, sono me stessa, voglio essere se stessi, ma senza nessun interesse. Ci sono cose, sentimenti, ci sono sentimenti che uno nasce, senza sentimento non si fa niente. Anche preparare una cena, la cena non è fatta con l'amore. La gente che mangia, oppure i familiari, si sentono male, è tutto buio, no? L'amore serve dappertutto, anche quando pulisci un pavimento, anche quando esci fuori e saluti una persona, è semplice, è molto semplice, però Da quanti anni lavorate all'albergo? Io lavoro in albergo? Sì. Sì, da tanto, dal 2002. Ma dici questo albergo qui? Sì, Vuoi la storia di questo qui, albergo? qua, Vuoi sì, proprio sapere di questo qua 2 anni albergo? fa, cioè, sarebbero il 2017, 18. Quindi è aperto da 2 anni questo Sì, albergo. bed Bed and and breakfast. breakfast. Affittacamere, Sì. sì. Qui Quanti posti ci sono? sono, diciamo, di fronte a un bed and breakfast, qui saranno 8 posti letto, 8 camere. 8 camere doppie? Doppie, sì. Doppie, triple, poi possono Si può diventare a aggiungere il letto. seconda di se arriva con un bambino, cioè normale, E si lavora. sì, si lavora, c'è di tutto, c'è di tutto, insomma, si lavora piano, lentamente, ma le cose per bene vengono lentamente, non è che posso pretendere una cosa veloce, non posso mai diventare milionario, cioè oggi non si può diventare, non lo richiedo nemmeno, però per dire, il mio proprietario dell'albergo mi ha sempre detto: Eurica, guarda, tu sei una ragazza per bene, sicuramente tu nella tua vita farai qualcosa di molto bene. Io ho preso tanto apprendimento da una persona che poi lui mi raccontò che lui ha sofferto la fame, un italiano che è diventato milionario, ha sofferto la fame, per dire quanto lui rispettava le persone come me, ecco. Una persona per bene che voleva solamente lavorare, aiutare la sua famiglia, aiutarla, niente di che, non è che volevo niente, ecco. Non capisco perché bisogna essere cattivi qua, cioè non lo so. Ci racconti la tua giornata di da quando apri gli occhi a quando li richiudi la sera? Ora per ora che cosa succede? Il primo mattino mi alzo, controllo email, cellulare, prendo il caffè. A che ora? Faccio alle 7, 6:45, 7, 7:30, è relativo. Preparo la colazione per i miei ospiti, quindi i miei ospiti mi aspettano con il cappuccino caldo e il cornetto. Vado al bar dove io prendo i miei cornetti e le mie paste per i miei clienti, dico sempre per i miei clienti, ecco. E così, poi parliamo dei loro programmi. Se le posso consigliare qualcosa, ecco. Poi loro mi chiedono sempre da dove sono, perché non capiscono mai la mia nazionalità, non capisco. Non capiscono, infatti spesso mi dicono sono dal nord Italia, specialmente da Venezia, non lo so perché. Quindi sei tutto il Raro. giorno qui a lavorare, stai? Anche. Sì, ma vado in palestra, faccio teatro anche. Sì, faccio teatro. E la sera a che ora vai a dormire? Dipende come mi va. Cioè, se poi c'è qualche ospite che arriva tardi, cioè io purtroppo arrivo a quest'ora, poi io mi leggo un libro, aspetto che arriva, oppure mi sento qualche news in Italia. Ormai questi news non valgono niente, però Sì. sentiamoli tanto. Però comunque è relativo come tempo. Preferisco stare io di fronte al cliente quando arriva, così lo guardo, faccio lo scanner, mi devo fidare o meno. Una persona quando parla con poca sicurezza in se stessa, come fai a trasmettere a me sicurezza? Cioè, capito? Se io trovo oggi un uomo che io vorrei creare una famiglia, eccetera, io devo avere sicurezza a lui. Io devo avere una persona che quando io avrò bisogno di piangere, devo piangere davanti a lui e lui non mi deve sconsiderare che sono debole o malata, posso anche ammalarmi. È umano anche sbagliare, però la persona che hai accanto deve rispettarti per come sei oggi, cioè, capito? Devi lavorare, non puoi stare sempre, no, non si fa così, cioè le cose devono crescere, si devono autocrescere, autoeducarsi,
cioè a lavorare su se stesso in tutti i sensi, capito? Beh, sinceramente sono stata un po' sorpresa di tutta questa company qui, no? Mi aspettavo una persona con una piccola videocamera, eccetera, però tutta questa cosa, oddio, ma come siete arrivati da un medico? Prego, prego. Insomma, una bella esperienza, come dire, una bella impressione, anzi mi sento come a casa mia, vedi, adesso vi ho accompagnato in Sì. una camera da letto, subito, ragazzi, per dire, no? Le belle cose nascono, ma non nascono perché mi devo preparare, per essere per voi preparata, guardate quanto sono bella e intelligente, no? Le cose devono essere così, a sorpresa, quindi qualsiasi persona deve agire bene, giusto? Giusto.